Questa mattina, nonostante non ci sia il sole ed è definito il paese del sole, ci spostiamo a Napoli perché per oggi è ieri e oggi la giornata conclusiva, la sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ha organizzato un convegno internazionale di studi, Donna e bioetica, la vita oltre l'utilitarismo. Ne parliamo questa mattina con l'organizzatrice del convegno e filosofa, la professoressa Carmela Bianco e il teologo e giornalista Giuseppe Falanga. Buongiorno, buongiorno entrambi, benvenuti. Grazie, buongiorno a voi. Ciao Paola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, oggi giornata conclusiva di questo interessante convegno. Non so se parto dal professor Falanga, come nasce questa iniziativa promossa appunto dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso d'Aquino. Sì, Paola, in effetti siamo alla terza tappa di una serie di convegni organizzati dal nostro laboratorio sul genio femminile. È un laboratorio che è nato circa 3 anni fa all'interno della sezione San Tommaso della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, che vuole focalizzare tematiche filosofiche, in questo caso bioetiche, e poi successivamente saranno teologiche, partendo appunto dalla visione della donna, ricordando quella bellissima immagine di San Giovanni Paolo II, appunto, ricorderete con i telespettatori, il genio femminile che è importante nella Chiesa e quindi anche nello studio della filosofia e delle discipline ecclesiali. Terza tappa quest'anno che ha un focus particolare di grande attualità, perché i temi che sono stati trattati, come adesso ci dirà la collega e professoressa, riguardano la bioetica e quindi la vita. Ecco, professoressa Bianco, come preannunciato dal professor Falanga, quali sono i temi, i contenuti di questo convegno che, ricordiamo, si concluderà quest'oggi? La vita, la procreazione medicalmente assistita, purtroppo l'aborto, insomma tutte quelle tematiche in qualche modo vedono protagonista la donna, ma ovviamente non solo la donna, ma tutto il quorum della famiglia. La necessità di riflettere rispetto alle grandi innovazioni tecniche della tecnologia e cercare di capire come scienza e fede possono sempre camminare insieme, dialogare e cercare di capire che la donna è anche il quorum di una tematica così, insomma, importante che la vede protagonista, ripeto, ma non escludendo ovviamente l'uomo, diciamo, in questo senso. E l'idea di donna è bioetica, quindi questa idea della E centrata non è assolutamente assolutistica, ma è l'idea in qualche modo, qualcuno ha detto provocatoria, va bene, possiamo accettare anche l'idea della provocazione, ma non è soltanto questo, non si esclude da questa cosa l'idea che l'uomo non c'è in questo dialogo. Ecco, l'uomo che si dialoga, ma si sa che in qualche modo la donna è creatrice di una vita e in qualche modo purtroppo anche distruttrice della stessa. L'accompagnamento, la Chiesa si pone nell'idea di accompagnare semplicemente una decisione, ma senza ovviamente imporla o nessuna di questa decisione. Quindi il diritto, quindi l'etica, quindi la filosofia, quindi la politica, insomma i nostri relatori sono venuti tutti per poter parlare in qualche modo di un dialogo che sia comune e condiviso. Ecco, professoressa Bianco, che cosa è emerso di interessante ieri? Sto leggendo il programma, davvero interventi molto importanti, c'è qualcosa in particolare che ha colpito magari non solo lei o anche il pubblico presente? Ma l'idea, per esempio, che grazie a Chiara Ariano, che è funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche docente presso il Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis, l'idea in qualche modo che si sta lottando e si è ottenuto, molto presto avremo la notizia che la maternità surrogata diventerà anticostituzionale, quindi noi speriamo che ovviamente certe pratiche abbiano una riflessione che non affrettata ma sempre di profondo dialogo, e credo che questa novità nasca appunto da un dialogo tra scienza e fede che si sono posti in questa cosa. Quindi sì, questo forse ci permettiamo di dire la cosa che è emersa di più e che ringraziamo in qualche modo anche di averla condivisa con noi. La professoressa ci ha fatto una bellissima relazione su questa cosa. Ecco, professor Falanga, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, questa notizia è certamente interessante che vi giunge da Napoli, perché se dovesse passare realmente questa cosa è importante e si cambia lo scenario bioetico italiano, soprattutto perché stiamo parlando della nostra Costituzione. Mi pare che ci sono stati anche delle aperture, o meglio, dei confronti con la Costituzione francese Assolutamente sì, ieri. abbiamo avuto Ludovic Danton, che è il decano della facoltà di diritto dell'Institut Catholique di Parigi, e anche, insomma, in qualche modo Renato Balducci, che qualcuno ricorderà essere stato il ministro della salute del governo Monti, professore di ordinario di diritto costituzionale, oggi in pensione, ma che hanno dialogato appunto sulle differenze tra le due costituzioni, tra la novità della Costituzione francese con insomma, diciamo questa entrata in Costituzione del diritto all'aborto, e sicuramente anche della partecipazione dei non cattolici a non essere propriamente d'accordo con questa cosa, anzi non la vivono come una giusta decisione. Questo per noi è stato un motivo di riflessione molto profondo. E poi volevo aggiungere anche che abbiamo avuto la testimonianza di sociologi, psicologi, ma anche medici che testimoniano appunto sempre più la difficoltà di essere accanto alle persone, alle donne che chiedono Certo, l'aborto. chiedono l'aborto e che, diciamo, come Riccardo Mensuali, membro della Fraternità Sacerdotale Missionaria di Sant'Egidio, che lavora ogni giorno accanto anche a Monsignor Paglia, ma con tutti coloro che effettivamente hanno a che fare con queste problematiche, di quanto forse la solitudine è una delle motivazioni che ancora di più te è tendenzialmente portata a prendere delle decisioni come appunto quella dell'aborto, una solitudine che poi è abbandono sociale. Loro si fanno in qualche modo promotori di un sostegno comunitario affinché donne, purtroppo soprattutto extracomunitarie, oggi che in grande disagio economico sono costrette a prendere una decisione che in altri contesti, in altre situazioni, forse non prenderebbero. Quindi Ecco. Paola, mi sento di dire come battuta finale, prima di dare la parola a te, che da Napoli viene anche l'idea di un femminismo altro, cioè non quello degli anni di fine anni 70, inizio anni 80, con i famosi slogan abortisti o anche sul divorzio, ma un femminismo altro che propone un protagonismo della donna nelle scelte bioetiche e della vita dalla nascita fino alla fine naturale, perché poi si è parlato anche di eutanasia al nostro convegno. Donna e bioetica è proprio la consapevolezza dell'essere donna e della rivalutazione, insomma, di questo concetto, forse un po' dimenticato e forse troppo eccessivamente trasformato nel tempo e con la storia. Ecco, ricordiamo anche che il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per rendere la maternità surrogata reato universale. Allora, io vorrei adesso puntare l'attenzione, siete stati molto chiari e molto esaustivi. Immagino che questo è il primo di una serie di convegni legati proprio a questo tema molto interessante e molto attuale. Ci sono altre attività in programma, professore? Professor Falanga, lo chiedo a te. Sì, prossimamente abbiamo in programma la presentazione di due testi che ho qui con me. Il primo, che vede tra i curatori appunto anche la professoressa Bianco, che è Potere, Pace e Diritti. Quindi anche qui siamo davanti a un tema di grande attualità. E il secondo, invece, il cui autore è il professor Marcello Cozzi, nostro docente di teologia pastorale, che pubblica per la San Paolo una intervista, tra virgolette, esclusiva a Giovanni Brusca. E qui io lo so che per me non ci potrà mai essere perdono, dice Brusca a Cozzi. Faremo una presentazione itinerante sul territorio di questi due testi, proprio perché Papa Francesco parla tanto di una chiesa in uscita e quindi anche una facoltà teologica che è chiesa in uscita. Non invitiamo a venire qui da noi le persone per presentare questi testi, ma andremo in alcuni luoghi della nostra arcidiocesi di Napoli a presentare entrambi i testi e quindi ad aprire le porte e le finestre su queste tematiche altrettanto importanti come la pace, i diritti e anche, insomma, la questione carceraria e questione della violenza e delle mafie.
Bene, allora vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi, quindi tra pochissimo, tra meno di 10 minuti, inizierà la seconda giornata del convegno Donna e Bioetica, organizzato e promosso dalla sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Ringrazio il professor Giuseppe Falanga, ringrazio la professoressa Carmela Bianco per essere stati con noi. Va, chiudo con una battuta, ma a Napoli questa mattina non c'è il sole? Non c'è il sole, Paola, perciò stiamo in biblioteca. Noi avevamo previsto di fare il collegamento dal nostro bellissimo giardino che ha un panorama su Napoli spettacolare, ma siamo rifugiati in biblioteca. Va bene, allora vuol dire che ci rifaremo. Prossimo incontro, prossimo evento della Facoltà Teologica. Prenotiamo, come dire, un collegamento vista mare, vista Vesuvio, professor Va Falanga. bene, perfetto. Grazie, grazie davvero per essere stati con noi. Buon lavoro, buona giornata. E noi ci fermiamo, brevissima pausa, e poi torneremo di nuovo insieme per parlare dell'inclusione in onda, quindi G7, inclusione disabilità, che si è concluso da poco ad Assisi. Ne parleremo con i nostri ospiti come ogni venerdì.